Incontriamo in Olanda API Logistics, parte di Sator Holding, multinazionale olandese acquisita dall'americana LKQ, che si occupa di fornire logistica per le consociate, in particolare Force and VHIP. Force, fondata nel 2014, è leader nel mercato olandese nel settore dei servizi automotive e ricambi come distributore e fornitore globale. Con 93 dipendenti e decine di migliaia di articoli a stock, Force funziona come distributore per grossisti. La loro forza è data dalla capacità di distribuzione nella notte e la consegna same day in 90 minuti. VHIP Van Heck Interfaces è uno dei maggiori fornitori nel mercato del Belgio e del Lussemburgo, che sta crescendo rapidamente nel mercato anche della Francia. API Logistics, un'azienda attiva dal 1996 con 10 poli distributivi in diverse parti di Olanda, Belgio, Francia e Lussemburgo, si occupa di logistica, fornendo i suoi servizi alle consociate. Tutti i componenti sono stoccati in 3 soluzioni logistiche: magazzini tradizionali, automatizzati e stoccaggio verticale. La sua storia è strettamente legata al prodotto Modula. Dal primo magazzino del 1998 a Schiedam, ora la società ne conta ben 46, in cui vengono stoccati materiali di ricambio a bassa rotazione che rappresentano il 90% del movimento del magazzino. Almeno il 10% degli ordini, ovvero 7500 righe al giorno, sono evase dai Modula, che sono diventati la principale repository con cui gestire il flusso logistico. Grazie all'uso dei Modula, API Logistics garantisce consegne su tutto il territorio in 90 minuti dall'ordine, se eseguiti entro le 11. I magazzini verticali hanno permesso di risparmiare spazio a terra, di ottimizzare e velocizzare il picking, migliorando anche la sicurezza delle merci e azzerare il livello di errori. I Modula sono gestiti da un software di supervisione centralizzato che permette di vedere cosa accade in ogni macchina e in ogni magazzino. L'efficienza di API Logistics è strettamente correlata al metodo di raccolta ordini, che avviene per il 96% online tramite un portale dedicato agli automobilisti. Direttamente online è possibile acquistare tutto quanto necessario per la manutenzione e ricambi per officine, grossisti, meccanici di tutto il territorio, che sono così diventati clienti di API Logistics. Questo comporta un duplice vantaggio: consegne rapide su tutto il territorio e fatturazione diretta tramite il sistema informativo senza interventi amministrativi. Come funziona il Modula? Il gestionale ERP invia al WMS Modula un elenco di ordini che arriva sul PC in modalità sospesa, in attesa dell'ok dell'operatore che gestisce il Modula. ERP invia in stampa l'ordine della lista di picking relativa all'ordine, che diventa anche il documento di trasporto per l'operatore. L'operatore attiva le liste, lancia in esecuzione la lista e questo fa ripartire i Modula. Vengono poi preparati dei carrelli in cui ogni ordine è associato ad una lista contenente ogni informazione sul destinatario. L'ordine di picking viene stabilito dal WMS, che fa uscire i cassetti di Modula da cui devono essere prelevati i prodotti. L'operatore segue il flusso suggerito, completando in tal modo le righe d'ordine. Una volta terminato il picking relativo a quell'ordine, unisce la copia cartacea ai prodotti. Accorpando più liste, le inserisce insieme in un box che verrà inoltrato al reparto spedizioni, dove verrà smistato e spedito.